Bentornati e benvenuti nel mio canale. Io sono Alessia e se ancora non mi conoscete vi consiglio di seguirmi su Instagram. Trovate il link qui sotto e qui vi sarà apparso il mio profilo. Come vi ho detto dal titolo, oggi vi mostrerò come mi trucco per tutti i giorni, anche per andare a scuola. E ho deciso di portarvi questo video perché, come mi dice qui la foto, quasi il 98% dei miei seguaci è composto da donne, quindi credo che potrà abbastanza interessare, o almeno è un video che a me piace vedere, quindi lo porto sul mio canale. E ovviamente tutti i prodotti che utilizzerò cercherò di mostrarveli mettendo tipo un'iconcina qui sopra e lasciandovi il link qui sotto. Poi al massimo, se non li trovo, vi inserirò qualche prodotto simile. E niente, direi di iniziare. Allora, per prima cosa tolgo i capelli da mezzo con questo cerchietto e li metto indietro. E qui dentro ho tutti i miei trucchi. Sembrano tanti, ma ne utilizzerò tipo 4. Allora, non guarderò nella camera perché avrò lo specchio qui. Troppo lontano per guardare lì dentro, quindi se vedete il riflesso del telefono di qualcosa è perché ho lo specchio in mano. E qui ho messo tutti i trucchi che utilizzerò. E allora, partendo con la base, io non utilizzo né fondotinta né correttori perché preferisco la mia pelle naturale, anche se imperfetta. E io solito metto questa, che è una crema solare che protegge i brufoletti, diciamo, perché adesso vi spiego. La mia dermatologa mi ha consigliato di andare sempre in giro con la crema solare, appunto, perché avendo, diciamo, delle imperfezioni e se il sole le individua, potrebbe lasciarci una macchia, e io questo sinceramente preferisco evitarlo. Quindi questo è SPF 50, e è un po' colorata ed è anche un po' finita, però non è assolutamente come una BB o una CC. Ok, dopo utilizzerò questo, che è diciamo un primer, e lo utilizzerò nella zona T per chiudere i pori, e questo non lo uso assolutamente tutti i giorni perché non fa bene chiudere i pori, ma solo nelle occasioni importanti. Visto che oggi ho una cerimonia, lo voglio utilizzare. Subito dopo fisserò le mie sopracciglia con questo qui. Non troverò mai. Subito dopo passo al blush, che è quello di Wycon, il 205. Diciamo che è un malva, e lo applicherò con questo pennello qui a ventaglio largo. Andrò a togliere l'eccesso con la Beauty Blender. Dopo passo al bronzer e utilizzo questa palette qui di Revolution, la Icon Lights and Contour Pro. Come potete vedere, l'ho usata abbastanza, e utilizzo questo colore qui, questo qui, perché sono ancora un po' bronzata.
Utilizzo lo stesso colore nella piega, ovvero all'illuminante, che è sempre una palette di Revolution, quella di Soft. Utilizzo questo colore qui, it's not for me to say. Adesso utilizzo della polvere di riso, polvere di riso, che è così, per diciamo sottolineare il bronzy che abbiamo fatto qui sotto, sempre con la Beauty Blender. Ne prendo un po'. Tolgo via l'eccesso. Lo lascio fino a quando non ho finito di truccarmi. Scusatemi se non guardo sempre lì dentro, ma non sono abituata a questo telefono. E adesso passo la mascara, che forse è la cosa che un po' tutte volevate sapere. Perché molti mi dicono che ho delle ciglia lunghissime, bla 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 bla. Ma vi assicuro che già le ho di meno. Adesso vi farò vedere. Queste sono le mie ciglia. Sono già lunghe di mio. Quindi non è nessun miracolo di un particolare mascara, niente. Comunque utilizzo il Pump Explosive Lashes. E ho utilizzato anche altri pump, ma diciamo che questo è l'unico che mi permette di non piegare le ciglia, ed è una cosa che volevo smettere di fare da un po' di tempo, perché sennò si rovinano. E quindi niente, utilizzo questo e vi inserirò un timelapse perché ci metto veramente tanto. Comunque faccio dalle 2 alle 3 passate. Oggi ne farò 3 perché mi sento di fare. Ok, ho finito di mettermi la mascara e sono un po' zozza. Quindi vado in bagno, mi pulisco con un fioc e continuiamo, anche se abbiamo quasi arrivato. Ci vediamo tra un po'. Allora, è un attimo cambiata inquadratura perché c'è stato... Allora, rieccomi. Se vedete che cambia inquadratura è perché devo spostare il treppiedi. Che devo prendere una cosa dall'armadio. E niente, adesso
toglierò la polvere di riso e poi adesso toglierò la polvere di riso, e utilizzerò un lucidalabbra, un lip gloss come quello prima, e poi lo spray fissante. Quindi prendo un pennello largo e spazzo via tutto. Prendo tutto come se fosse un aspirapolvere. E poi lo trovo nel mio comino. Come i casomani. Spaziamoli via. Adesso utilizzo questo high gloss di Estée Lauder, lo 02 Ivory, e sembra marroncino ma in realtà è trasparente. L'ho messo, non so, l'ho messo, non so se lo potete vedere. Adesso utilizzerò il Fix Plus Matte di MAC, quello per le pelli oleose. E niente, il video finisce qui. Adesso mi avvicinerò e vi farò vedere il risultato finale. Come sempre vi ricordo di andarmi a seguire su Instagram, mi sarà apparsa l'icona qui, il link è sempre qui sotto. Vi lascio il link di tutti i prodotti che riesco a trovare qui sotto, quindi se vi interessa andate a leggere la bio. E niente, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, e siamo arrivati a 300 iscritti con tipo 4 video. Quindi vi ringrazio e niente, ci vediamo alla prossima.